Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Jan Stoker, grande protagonista oggi, ti aspettavi di vivere una giornata di questo tipo? Nei sogni sì, però la realtà a volte è diversa. Oggi però forse la realtà ha superato le più rose aspettative. Ma secondo me era meglio non tanto pensare e vivere in realtà, perché io non mi piacciono i previsti, quindi sono alla fine, quando è cascata l'ultima palla ero molto emozionato. Una partita che vi siete conquistati con quella serie giocata contro Modena all'ultimo sangue, adesso possiamo dirlo, anche se non abbiamo la prova contraria, vi ha fatto bene giocare quelle 5 partite così dure. Magari secondo me era bene anche perdere le partite con Modena, perché almeno così eravamo più concentrati e più ancora volevamo giocare meglio e arrivare in finale. Oggi li avete aggrediti fin dal primo punto e Cuneo ha perso rapidamente la convinzione. Anche a guardare le facce dei giocatori dall'altra parte della rete si faceva fatica a riconoscere la Cuneo dei tempi migliori. Ma se io dico la verità, io ho guardato tanto altra parte, quindi era meglio concentrarmi sul mio campo. Se il secondo set avete recuperato dall'8-3, siete riusciti a arrivare a vincere il set anche con qualche punto di margine, lì avete capito probabilmente che oggi era la vostra giornata. Sì, questo secondo me era molto importante. Poi quando siamo passati mi sembra 16-14, poi c'erano pari, quindi lì già ho creduto tanto che questo set vinciamo. Campionato del mondo, Champions League e scudetto, ed avete abituato davvero bene i vostri tifosi. Sì, erano bravissimi, non c'è niente da dire, quindi è bellissimo finire l'ultima partita con la vittoria. E col premio di MVP. Ma questo è per tutta la squadra, perché soprattutto per Rafa, perché lui era bravissimo.